Siano lodati Gesù e Maria. Come sappiamo bene, fratelli e sorelle carissimi, siamo nel vivo della novena di Natale. In questi giorni ascolteremo la liturgia della parola, accompagnarci dentro questo mistero, proponendoci quelli che nel Vangelo si chiamano i Vangeli dell'infanzia di Gesù, sia quelli relativi alla nascita di San Giovanni Battista, come abbiamo ascoltato oggi, sia quelli relativi alla nascita di Gesù. Li vedremo giorno per giorno. Oggi abbiamo due nascite miracolose, due eventi analoghi nell'Antico e Nuovo Testamento, la nascita di Sansone e la nascita di San Giovanni Battista nel Vangelo, entrambe annunciate da un angelo in forma maestosa, una alla madre che ci ha creduto, la madre di Sansone, l'altra al padre che era uno di quelli che dovevano credere più degli altri, perché Zaccaria era un sacerdote officiante nel Tempio e non ci ha creduto. In ogni caso, entrambe le opere di Dio si sono compiute. Sansone è stato uno dei grandi giudici di Israele, personaggio peraltro divenuto molto molto famoso per la sua forza nel combattere contro i Filistei, e San Giovanni Battista, come ben sappiamo, è diventato il precursore di Nostro Signore. Quindi, cosa ci dicono questi eventi? Numero uno, che quando c'è qualcosa di grande, Dio interviene personalmente. La nascita dei grandi personaggi nella Sacra Scrittura è sempre, come dire, possibile grazie a un intervento proprio diretto da parte del Signore, che ordinariamente agisce in condizioni in cui l'umano non è più in grado di intervenire. Le sterili che concepiscono sono esattamente questa dimostrazione. È Dio che stende la sua mano, interviene, ha solo, tra virgolette, diciamo così, bisogno, sempre tra virgolette quando si parla di bisogno in Dio, che ci si apra ad accogliere il suo disegno e lo si accolga con fede. Quando questo avviene, ecco, non so se che siamo stati attenti al canto, al salmo responsoriale, succedono delle cose meravigliose nella nostra esistenza. Signore, tu sei la mia roccia, una dimora sempre accessibile, tu mi dai la salvezza, mia rupe e mia fortezza tu sei, tu mi liberi dalle mani del malvagio, tu sei la mia speranza, la mia fiducia, su di te mi appoggio, canto le imprese del Signore e farò memoria della giustizia di te solo. Sicuramente sia la mamma di Sansone che la mamma di San Giovanni Battista queste parole le hanno fatte proprie. Ecco, solo un pensiero sulla figura di Zaccaria. La conseguenza della fede è il mutismo. San Paolo nelle sue lettere scrive proprio queste testuali parole, dice: ho creduto, perciò ho parlato. Quindi il parlare nella Sacra Scrittura è una conseguenza della fede. San Paolo continua: con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Anche la liturgia ci ricorda questo domenicale, no? Pensate come è strutturata la messa. Si ascolta la parola di Dio, quindi, e la si deve credere con il cuore, e la predica, subito dopo che c'è la professione di fede, no? Quindi, ascolto, se ci ho creduto, parlo e professo la mia fede. Sapete che significa questo qui? Supponiamo che sentite, speriamo di no, è un ministro di Dio che non è molto bravo a predicare. Allora, sono due le cose, speriamo che sia la prima. O non c'ha dei grandi doni da parte del Signore, ogni tanto può succedere, oppure, qual è la seconda? Che ci crede poco. Perché quando uno crede, parla, quando uno non crede, non parla, vedete? E c'è anche un altro bel messaggio nella figura di Zaccaria, no? Non ha creduto e viene messo a tacere perché? Perché deve pensare. Non solo non ha creduto Zaccaria, ha parlato un pochino a vanvera, perché guardate, noi non ci rendiamo conto, ma dire come potrò mai conoscere questi, io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni, è il contrario di quello che ha detto la Madonna. Cioè dice, bah, questa è una cosa impossibile, quindi che mi vieni a dire? Ma per Dio non c'è niente che sia impossibile. E non si parla a vanvera, quindi quando si parla a vanvera il nostro Signore si può fare un pochino di silenzio meditativo, perché impariamo, soffrendo anche un po', che prima di parlare bisogna sempre contare fino a 10.
se vogliamo dirli in altri termini, gli inglesi dicono che un bel tacere non fu mai scritto, oppure che speak is silver, silence is gold, che la parola è d'argento e il silenzio è d'oro. Quando stiamo per parlare a vanvera è meglio stare zitti, ecco. E quando si apre la bocca è sempre bene collegare il cervello prima di proferire parole. Quindi sono, e sapete bene che Zaccaria ha parlato quando nasce Giovanni. Non sapevano come chiamarlo, sapete che per gli ebrei non si poteva chiamare un fanciullo con un nome che non facesse già parte in qualche modo della tradizione familiare. Giovanni non faceva parte della tradizione familiare. Zaccaria era muto, Elisabetta dice questo si chiama Giovanni, e tutti quanti dicono Giovanni? No, perché non si può. E quindi accenni parlavano con Zaccaria, che non poteva parlare. Zaccaria si fa portare una tavoletta di cera e scrive in ebraico: Giovanni è il suo nome. Johannes Shimcha, ok? E appena scrive questo, si apre la bocca e canta quell'inno bellissimo che il Benedictus, che la Chiesa canta ogni mattina durante le lodi. Quindi dopo aver fatto lunga penitenza, parla per lodare il Signore, e sicuramente quello che è successo quel giorno, stare tranquilli che non è successo più. Ha imparato quello che la Madonna ha creduto immediatamente, lo sentiremo nei prossimi giorni, cioè che nulla è impossibile a Dio. Ecco, impariamolo anche noi. Mi raccomando, non dubitiamo mai delle grandi opere del Signore, non mettiamo mai in dubbio la sua parola, non manchiamo mai di fede. Siano lodati Gesù e Maria.